Salve a tutti amici e amiche. Con questo video rispondo ad un commento del signor Gabriele che mi chiede: sicuramente avrai notato, anche tu, sentito parlare del missile che ha colpito un ospedale in Ucraina ed ha causato morti e feriti. Molte persone hanno provato a capire se il missile fosse russo o ucraino, ma la maggior parte dei video sono pieni di propaganda e ognuno dice il contrario. Ti volevo chiedere di analizzare il seguente caso in un tuo video, così da chiarire un po' le idee su quel che è accaduto. Caro Gabriele, quello che mi chiedi oggi è molto difficile perché, nonostante mi occupi di analisi militare e tecnologia, sono un essere umano dopo tutto e su questo caso ho il dente parecchio avvelenato. Quindi oggi, per rispondere al tuo commento, avverto tutti quanti, non ce ne sarà per nessuno. Mi ero ripromesso in realtà di affrontare tematiche un poco più leggere del solito questa settimana per cambiare un poco. E anche perché, dai e dai, nonostante più del 98% di voi che mi seguite e che capitate qui anche per caso, avete dimostrato un grande buonsenso, così come la capacità di distinguere i fatti dalle brutte versioni che si leggono in giro, c'è comunque quella piccolissima percentuale di persone fra una schiera di bot e profili falsi che commentano con frasi del tipo: l'Ucraina merita di essere spazzata via, i nazisti devono sparire e altre cose molto meno edificanti nei miei confronti che mi hanno veramente stancato. I commenti di queste persone, fra l'altro, sono immediatamente rimossi e gli viene anche impedito di scrivere in futuro, quindi in qualche modo si autoeliminano. Ma come dire, questo non toglie che seppure in un numero così esiguo, quando il video viene visto da 16.000 persone, sono comunque tanti e riescono a farmi cadere le braccia, per non dire qualcos'altro. Non posso pretendere di cambiare la loro visione del mondo, che mi sembra di avere a che fare con persone strane, con convinzioni molto strane. Ma ecco, le notizie di questi giorni magari potranno fare luce su alcuni eventi recenti e magari dare loro una prospettiva diversa, chissà. Quindi, per rispondere alla tua proposta, da 2 anni la Russia porta avanti attacchi missilistici contro l'Ucraina, attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche e le città, obiettivi militari. Il fatto che ieri sia stato colpito un ospedale non cambia niente nella loro strategia, così come i missili che ha utilizzato da 2 anni a questa parte, a questo scopo, sono sempre gli stessi sistemi d'arma. Il sistema di difesa schierato sul territorio, che è stato tanto richiesto dal governo di Kiev e che continua a chiedere di rinforzare, fa quello che può. Ma l'emergenza resta, lo scudo missilistico non è invincibile, qualche missile riesce sempre a passare e a fare danni, è una questione di saturazione a un certo punto. Ieri, come tante altre volte, è stato condotto un altro attacco su larga scala nel territorio ucraino che mirava a colpire le infrastrutture del paese e gli obiettivi militari, che sono vicini o attigui alle aree urbane, e lo avrete sentito. L'ospedale pediatrico di Kiev è stato colpito. Ci sono stati 41 morti accertati, donne, bambini, un bilancio gravissimo. Le immagini che vi mostrano ovviamente chiaramente un missile da crociera russo. Si distingue perfettamente la sagoma di un KH-101, è proprio distinguibilissimo, che solo la Russia ha quel missile, non è in dotazione a nessun'altra forza armata. Quindi spero che questo basti per togliere ogni dubbio. Ora, se qualcuno scriverà nei commenti che sono stati gli ucraini stessi a lanciarlo e a colpire intenzionalmente un proprio ospedale, dovrà argomentare, come si dice, dovrà spiegarmi come ha fatto un pilota ucraino a superare il fronte, raggiungere e infiltrarsi in una base aerea russa, caricare i missili da crociera da solo sotto l'aereo, rubare un grosso bombardiere Tupolev 22 o 162 e così poi decollare indisturbato sotto gli occhi di tutto l'aeroporto, passare poi sopra la Bielorussia, spacciarsi via radio per un russo e poi lanciare quel missile contro il suo stesso paese. Penso che questo sia improbabile, ma insomma, fatemi sapere. Scusatemi, ma sono davvero stanco delle idiozie che ho letto nei commenti in questi giorni. Alcune erano surreali.
L'attacco, in ogni caso, se è stato intenzionale, è un episodio gravissimo e Putin meriterebbe di essere sbattuto in un cubicolo di 1 metro quadrato per il resto della sua vita, solo per questo. Ma per quello che può valere, almeno la mia opinione, è che è improbabile che sia stato condotto intenzionalmente contro un ospedale. Voglio dire, mi rifiuto di credere che sia stato intenzionale. Immagino si sia trattato di un errore umano o di navigazione e traiettoria del missile stesso. Mosca, in ogni caso, ha fatto delle dichiarazioni a mezzo stampa, ve le leggo. La Russia ha negato martedì di aver attaccato un ospedale pediatrico di Kiev e ha affermato, senza fornire prove, che il fuoco antimissile ucraino fosse responsabile dell'attacco di lunedì. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito l'insistenza di Mosca affinché non attacchi obiettivi civili in Ucraina. Ok. Lo stesso Putin, sorridente, ieri, apparso in televisione, ha parlato a un gruppo di studenti del più e del meno, sorridendo, dicendo che il loro futuro è roseo e brillante. Ha detto: "Grazie bambini e studenti russi, siete stati bravi", ha detto così. Ora, potrei dire che essendo l'unico responsabile di questa situazione e di questa azione militare, perché è lui il capo delle forze armate, essendosi fra l'altro preso lui stesso la responsabilità personale dell'invasione vigliacca e ingiustificata di un'altra nazione 2 anni fa, ieri Putin ha perso l'ennesima occasione di comportarsi da uomo e dimostrare un minimo di dignità e quantomeno fare un comunicato sull'accaduto. Avrebbe potuto dire qualsiasi cosa per giustificarsi, scusarsi, esprimere disappunto per l'azione militare o solidarietà per i bambini, ma non lo ha fatto, in ogni caso. Le immagini del missile che si vedono, ripeto, sono quelle di un KH-101, ve lo mostro nelle immagini. KH-101 o 102 dipende dalla testata, ora questo non è chiaro. La sagoma è quella, è un missile russo. Da crociera, aviotrasportato, può essere caricato sotto un bombardiere Tu-22 o Tu-162. Insomma, l'evidenza è ovvia. La traiettoria, fra l'altro, è tipica con quell'angolo di tutti i missili da crociera che nel loro tratto finale vanno in picchiata, cioè dopo un volo a bassa quota, seguendo il profilo del terreno, si impennano verso l'alto e poi cadono in picchiata con quella linea per colpire edifici e infrastrutture alle loro fondamenta. Quindi, insomma, è improbabile che sia stato colpito dal sistema controaerea. Si vede chiaramente che prima del suo impatto contro l'ospedale è ancora perfettamente intero nella sua traiettoria di attacco. Ora, prima che il dibattito su questo evento possa degenerare fra le diverse versioni dei fatti, che hanno sempre lo scopo di distogliere l'attenzione dal fatto principale, lo ripeto. Un ospedale pediatrico è stato colpito da un missile da crociera russo e ci sono 41 morti. Questo è il fatto. Comunque sia, andiamo avanti. Ho appena letto e visto ai telegiornali che il Tribunale di Mosca ha emesso un mandato d'arresto per Yulia Navalnaya, inserendola nella lista dei ricercati internazionali, moglie del dissidente Alexei Navalny, morto lo scorso 16 febbraio mentre era rinchiuso in una colonia penale artica in Siberia. Il motivo del mandato d'arresto per la vedova? Vi lascio indovinare. Vi do tre possibilità di scelta. Facciamo un gioco. Tre buste. La busta numero 1, perché la vedova ha violato il codice della strada? 2, perché è la vedova di un dissidente? 3, perché è un estremista. Vi lascio 3 secondi per decidere. Bene, chi ha detto estremista ha vinto, congratulazioni. La Corte ha chiarito che Navalnaya è stata inserita nella lista internazionale dei ricercati perché si è nascosta dalle autorità investigative. Va detto che la donna vive all'estero, comunque non è che si è nascosta, è semplicemente scappata per non essere uccisa come suo marito, comunque. La donna è accusata di partecipazione a un'organizzazione estremista. Lo ha riferito all'agenzia TASS e il servizio stampa del Tribunale di Mosca. Yulia Borisovna è fuggita alle indagini preliminari ed è quindi ricercata. Si legge in una nota del Tribunale, l'accusa contro di lei prevede una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione.
È molto bello il commento di Yulia Navalnaya su cos'è tweet, credo che sia. Ha scritto: "Ah, quindi non è una procedura normale? Un agente straniero, poi un caso penale, poi un arresto?" Ha scritto in un post sui social X. Quindi ha detto: "Quando scrivete di questo, per favore, non dimenticate di scrivere la cosa principale", ha aggiunto. "Vladimir Putin è un assassino, è un criminale di guerra. Il suo posto è in prigione e non da qualche parte all'Aia, in una cella accogliente con una TV, ma in Russia, nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 metri per 3 in cui ha ucciso Alexei." Bene, se questo non basta per capire la situazione che sta vivendo la Russia, Yulia è solo una fra le migliaia di persone ricercate o sbattute in galera con l'accusa di estremismo. L'estremismo in Russia non è chiaro. Si è estremisti per qualsiasi cosa, tipo anche se dici la parola guerra, perché è vietata. Al posto della parola guerra bisogna dire operazione militare speciale. E l'arresto, se si dice questa parola, può portare fino a 7 anni di reclusione e vari trattamenti. Ma come ho detto, oggi sono molto stanco dei commenti filorussi, ho raggiunto il mio limite, non ne posso davvero più di sentire parlare di nazisti ucraini quando il governo russo del 2024 oggi è stato promosso a pieni voti come il nuovo Quarto Reich. Credete che stia esagerando? No, non sto esagerando. Se la propaganda martellante dei media controllati dal regime in Russia, le leggi punitive e i mandati d'arresto e l'assassinio per i dissidenti non sono abbastanza, oggi vi mostro cosa sono i soldati russi. Gente pluridecorata, premiata, avanzata di grado, stimolati a fare carriera. Come per esempio Alexei Milkakov, che prima del conflitto divenne famoso per i suoi video con le torture sui cani, i gatti e i messaggi moderati, tipici con il braccio destro alzato, no? Capisci a me? Fra l'altro i suoi simboli erano interessanti perché tipo mostrava il simbolo della Germania insieme al simbolo del Partito Comunista e tipo altre cose meno edificanti. Comunque questi sono poi le patch che portano i soldati russi oggi, i simboli che portano con la Z incrociata, la Z è, se ne metti due, hai quel simbolo lì. Quindi, insomma, non si può, no? Non riconoscere certe simbologie e certe ideologie. Ma fra l'altro anche i loro generali, questi sono per esempio i fondatori della Wagner, Prigozhin e Utkin, eroi della Russia. Oggi sono eroi della Russia, sì, e gli hanno fatto anche una bella statua, voglio dire, no? Fra l'altro Wagner, ma questo nome vi dirà qualcosa, no? Sì, sono gli stessi due generali della Wagner che furono uccisi da un missile terra-aria misteriosamente partito poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Mosca. Gli stessi che nella loro ribellione uccisero soldati russi, distrussero aerei ed elicotteri nella loro marcia di ribellione verso Mosca, perché l'operazione speciale militare era un fallimento secondo loro, no? Volevano protestare. Ecco, quindi queste due persone oggi hanno fatto una statua a Mosca e sono considerati degli eroi. Questi erano russi che servivano per portare avanti i massacri in Cecenia e poi in Ucraina, strani russi moderati con il tipico braccio destro alzato che non sopportano gli estremisti e si tatuano svastiche e i simboli delle SS e poi fanno le foto di gruppo insieme a Putin. Grandi amiconi, come si dice. Questa gente viene mandata a combattere quotidianamente in Ucraina, questi sono i loro simboli. Sta a vedere che a combattere contro i nazisti ucraini non diventi poi anche tu nazista, no? Boh, chi lo sa. Secondo me no. Secondo me i russi sono i veri moderati del mondo oggi. Tutti gli altri, tutti noi siamo estremisti. Tutti voi che mi seguite, io, tutti in Europa, noi siamo i veri estremisti e loro sono i moderati. Per quanto riguarda il dittatore che almeno vuole continuare a raccontare la favoletta del nazismo, con le sue azioni di governo si sta comportando esattamente come un dittatore dei primi del Novecento, né più né meno, anzi peggio, perché almeno quelli, il Baffetto e l'altro, almeno avevano, come devo dire,
l'onestà intellettuale di dire quello che facevano apertamente, almeno quello bisogna riconoscerlo. Scusate comunque lo sfogo, ma oggi è troppo, veramente troppo. Essere filorussi oggi non è una scelta ideologica, non è neanche una scelta politica, non è niente di niente. Dimostra solo di avere una mente chiusa e di essersi fidati, forse, di piccoli uomini politici in Italia che hanno raccontato favolette per anni. Ma nessuno si ricorda del vero partito comunista durante l'Unione Sovietica in Italia? Tipo, c'è un fatto, mi pare, nessuno si ricorda di Enrico Berlinguer che tipo andò a parlare a Mosca e rischiò di essere ucciso dal KGB in un inseguimento dopo un suo discorso sulla democrazia a Mosca. Insomma, per citare Andrea Camilleri, gli italiani sono un popolo con la memoria corta, secondo me. E quindi basta, ho fatto troppi discorsi estremisti per oggi, mi sono sfogato abbastanza. Con questo vi abbraccio, cari amici. Fatemi sapere nei commenti, come sempre, cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Così come lasciare un mi piace. Attenzione però, perché lasciare un mi piace e iscriversi è un gesto estremista. Alla prossima.